Ciao ragazze, allora, oggi non era previsto che io registrassi un video, infatti vedete l'aspetto orrendo di questa mattina, ma oggi non è una giornata proprio ottimale, però dovevo assolutamente registrarlo perché oggi è l'ultimo giorno della settimana in cui lavoro, quindi poi è complicato farlo nel fine settimana. Niente, questo video è un video ringraziamento. Per lo staff del gruppo Artiste Peperite. Questo perché la creazione che avete visto all'inizio è una creazione che ha partecipato a un loro concorso, il concorso in bianco e nero, ed è arrivata terza grazie a tutte le persone che l'hanno votata, miei amici, altre creative, quindi. Niente, era previsto un regalo soltanto per la prima vincitrice, in realtà poi lo staff ha deciso di premiare anche il secondo e il terzo posto per la categoria delle perline. E oggi è arrivato il premio, una famosa sorpresa, io ero troppo contenta, io mi aspettavo un pensierino come per dire grazie della partecipazione, ma non un mega paccone che non vi dico quanto pesa. Grazie, il mio grazie in particolare va a Sara che si è occupata di questa spedizione, l'ente Poste Italiane. Te ne sarà grata perché ho visto che insomma raccomando da uno tutto questo bel peso. E niente, io vi faccio vedere tutto quello che mi hanno mandato. Quindi di nuovo grazie a tutte le ragazze, allo staff delle Artiste Peperite e un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a vincere questo premio. Ora vi saluto e vi mostro tutto quanto più da vicino. Baci! Svuoto il pacchetto, eh? Allora, guardate quante cose, guardate che bello. Allora, vi faccio vedere prima questa mega bustona. Mi dispiace di non. Ragazzi, non me le fate tirare fuori tutte, ma guardate che belle, sono tutti cipollotti. Guardate che belli. Sempre, sempre utili. Io li utilizzo molto nelle mie creazioni. Mi piacciono particolarmente. Sono di diverse misure, poi c'è il bianco, il grigio, il blu, il viola. Belle, belle, veramente belle, belle, belle. Grazie. Poi vediamo nella bustina più piccolina. Allora, ci sono i mezzi cristalli da 4 mm in una finitura bellissima che avevo acquistato non molto tempo fa da Mondial Pearls e bellissimi, ho fatto lo Sweet Impression della Lippert, con queste è venuto meraviglioso, se riesco io voglio farvele vedere perché hanno, sembra un celeste sparato, in realtà non lo è, ecco, fatti i danni, guardate, guardate la finitura che bella. Sembra una finitura madreperlata. Sono meravigliose. Questo effetto che vedete qui, in realtà è su tutta la perlina, che continuano a cadere, ovviamente le sto seminando dappertutto. Vabbè, l'emozione, l'emozione. E poi sono stanca, ragazze, è venerdì. Ce la posso fare? Ok, queste le poggio qui e mi sistemo dopo. Sempre mezzo cristallo, questi sono da 6 mm, credo di sì. Tutti questi bianchi, cristallo, in realtà, finitura normale. Guardate quanti, quanti, quanti. E con questo è un bel Chanlu, io direi che può andare. Lo volevo fare per me bianco, ma non avevo abbastanza mezzi cristalli e quelli sono perfetti. Mentre questa è sempre da 6 mm, credo sia la colore rosa lì. Non lo so, è tra un rosa chiaro e un pesca. Voi li vedete molto accesi, in realtà sono più chiari. Sarà perché la mia fotocamera non mette. E dai, eh. Già, lascia perdere queste cose, dico io. E poi, guardate quanti cabochon tutti da incastonare. Bellissimi, meravigliosi. Ci sono le gocce anche qui. Fortuna che non l'avevo ancora detto quando ero le gocce, me le state mandando, che bello, che bello, che bello, che bello.
Questo forse non so, avrò visto le mie unghie zebrate che me le hanno mandate in tema. Mi viene da ridere. Guardate che bello, anche questo costa da me o blu. Guardate che bello. Anche se io ho già scelto il mio preferito, che è questo, è meraviglioso, voglio incastonarlo quanto prima, infatti questo fine settimana ci voglio proprio mettere, voglio proprio farlo. E poi ci sono, ultima bustina, con dei componenti in Swarovski. Guardate, le goccine, i flat. Sono super super contenta perché, ripeto, non me l'aspettavo un regalo così sostanzioso, cioè veramente credevo mi arrivasse. Saluto, grazie per aver partecipato, ritenta, sarai più fortunata. In realtà ho visto arrivare tutte queste cosine per una come me che è stata colpita dalla peyote mania, ricevere tutto questo è veramente veramente eccezionale. Di nuovo grazie. Grazie, grazie, grazie e un bacione.